In questo video vi mostro il sistema di Fibonacci inverso alla roulette, un'importante variazione al metodo Fibonacci che cerca di prevedere e capitalizzare con un semplice calcolo statistico quando la roulette è pronta a sfornare grosse vincite. Ma funzionerà davvero? Beh, guarda il video fino alla fine per scoprirlo. Benvenuti in un nuovo video di Casinò Italia. Io sono Federico e in questo canale condivido strategie, metodi, dimostrazioni ed informazioni sui vari giochi del casinò. Se ti interessano questi argomenti, iscriviti al canale, metti mi piace al video e attiva la campanella per non perderti nessuno dei nuovi contenuti. Puoi anche iscriverti al mio canale Telegram, che trovi nel link nella descrizione del video, dove condivido contenuti extra che non arrivano mai su YouTube. Inoltre, in descrizione trovi anche la lista di casinò certificati che consiglio. Prima di iniziare, ricordo che il gioco d'azzardo è vietato ai minori, e se sei minorenne, ti chiedo di non guardare il video. Per quanto le strategie che utilizzo e spiego hanno l'obiettivo di provare a vincere, i giochi di casinò hanno vari rischi, e nessuna strategia può garantire una vincita certa. Nei miei video capita di vedere delle vincite, ma esse non vogliono dire che le cose vanno sempre così, poiché nel casinò a volte si vince, a volte si perde e il banco ha sempre un vantaggio. Per più info, ascolta la parte finale del video. Ok ragazzi, eccoci qui in un nuovo video sul metodo di Fibonacci. Quella di oggi è una variazione piuttosto popolare, da molti vista come un grosso miglioramento al metodo Fibonacci di base, poiché in teoria dovrebbe mettere il giocatore in una posizione dove sta puntando di più quando ci sono più probabilità di vincita, mentre punta di meno quando c'è meno probabilità di vincere. C'è un'importante nota però da ricordare su questo metodo, che andremo a vedere a breve. Prima di tutto, io qui do come al solito per scontato che conosciate già le basi del metodo di Fibonacci. Se ancora non l'avete visto, quindi, prima di questo vi consiglio di guardare il mio video principale che trovate ora suggerito qui in alto a destra. Ok, come al solito userò il primo casinò della lista. Per chi di voi ancora non conosce la lista, la spiego brevemente. Online ci sono tanti casinò, ma molti non sono certificati. Sono basati in qualche paradiso fiscale lontano, senza regolazione, e dunque possono tranquillamente sparire con i tuoi soldi, chiuderti il conto senza motivo, e perfino truccare gli algoritmi del gioco facendoti perdere apposta. Per evitare queste situazioni, consiglio di giocare solo su casinò online sicuri e certificati dallo Stato italiano. Ho creato una lista di questi siti certificati che trovate nel link nella descrizione del video. Nella lista trovate anche una comparazione di bonus che questi siti offrono, visto che alcuni offrono giri o soldi gratis. Oggi, come al solito, gioco sulla Premium European Roulette del primo della lista, ma qualunque sito certificato va bene ovviamente. Partiamo. Eccoci qui ragazzi. Come vedete, ho messo 188 euro di saldo, gli stessi che avevo messo nel mio primissimo video sul metodo di Fibonacci, così possiamo anche comparare come vanno le due giocate. Questo saldo permette appunto di arrivare a 12 termini della sequenza. Nel link in descrizione trovate lo schemino che mostra quali sarebbero le varie puntate della sequenza di Fibonacci e il saldo che serve per coprirsi a seconda di quanti termini della sequenza si vogliono fare. Allora, in poche parole, quello che oggi faremo è seguire la strategia di Fibonacci quasi come abbiamo fatto nell'altro video, ma con una sostanziale differenza. Quando vinciamo non ricominceremo da capo con il primo numero della sequenza, ma semplicemente ci muoveremo indietro di due numeri. Ogni volta che si vince si va indietro di due, invece di tornare a capo. Ok, andiamo a vederlo in pratica. Come al solito seleziono una delle tre colonne, ed ecco qui un'altra differenza. Con questa variazione andremo sempre a puntare sulla stessa colonna, quindi una volta selezionata ce la teniamo per tutta la giocata. Questo perché il concetto di base è che si gioca sul cercare di lucrare sulle probabilità statistiche che questa specifica colonna esca o meno nei prossimi giri. Ok, partiamo. Nel mio caso la puntata base è 50 centesimi, perso. Quindi andiamo avanti 11, con la sequenza. Nero, perso ancora, quindi 1 euro. 21. E vinto! Come sempre quando si vince con Fibonacci non solo si recupera ma si fa profitto. Più avanti si va con la sequenza, più profitto si fa. Sto giro abbiamo fatto 1 euro di profitto, essendo uscito abbastanza presto. Ok, ora avendo vinto non torniamo a capo ma andiamo indietro di 2, che però in questo caso non cambia assolutamente nulla. Torniamo di fatto a capo.
27. Vinto di nuovo abbastanza presto, quindi di fatto si ritorna a capo. Quindi ovviamente se si vince nei primi tre termini della sequenza, di fatto stiamo tornando all'inizio della sequenza ogni volta che vinciamo. Ok, sto giro ci sta mettendo di più del solito ad uscire. 35, nero, bene così. Vediamo che cosa succede. 26, nero, pari. Siamo al sesto termine della sequenza, quindi 4 euro. Perso ancora, quindi 6,50 euro. Ammazza, stavolta ci sta mettendo un po' ad uscire. 4, nero, bene, pari. Perché più si aspetta, più poi si vince di profitto. 23, rosso, dispari. Siamo al nono termine della sequenza, 17 euro. 24. E vinciamo! Bene, abbiamo fatto 51 euro, dunque 7 euro di profitto. Ricordo che il punto della sequenza di Fibonacci è che più si aspetta, più si vince poi quando esce la nostra colonna. Ma bisogna bilanciare bene con il rischio di andare troppo lontano con i termini da non permetterselo. Ok, quindi ora siamo arrivati al numero 9 della sequenza. Se stessimo giocando alla strategia di Fibonacci normale, ora che abbiamo vinto, torneremmo al primo numero della sequenza, nel mio caso 50 centesimi. Ma oggi invece facciamo l'inversa, quindi ogni volta che si vince si va indietro di 2. Quindi scendiamo solo dal nono al settimo numero della sequenza e quindi mettiamo 6,50 euro. L'idea che motiva questa strategia è la seguente. Poiché l'algoritmo della roulette alla lunga deve andare a bilanciarsi e se è da un po' che non esce questa colonna, che dovrebbe uscire circa il 30% delle volte, allora è più probabile che esca a breve. Più non esce questa colonna, più potrebbe essere che arrivi tra poco. E con questa strategia, invece di andare a puntare subito 50 centesimi appena esce anche solo una volta la nostra colonna, gonfiamo e sgonfiamo la nostra puntata a seconda di quante volte esce. Ok, allora puntiamo i nostri 6,50 euro. 31, perso, nero, quindi da lì dispari. Si prosegue e si va in su, quindi in questo caso si passa a 10,50 euro, l'ottavo termine della sequenza. Nero, e abbiamo pari. Vinto! Hai vinto! Essendo così in alto nella sequenza e saltando i numeri iniziali, abbiamo fatto un bel profitto, 14,50 euro in un colpo. Quindi questo metodo un po' si rifà al conteggio delle carte nel blackjack, dove più il mazzo è carico e più puntiamo, più il mazzo è sgonfio, meno puntiamo. O anche alla strategia pattern recognition su Aviator, meno esce la nostra colonna, più puntiamo, più esce, meno puntiamo. Ok, quindi ora siamo all'ottavo termine e torniamo indietro di 2, quindi al sesto termine, 4 euro. 26. Perso, nero, quindi pari. Saliamo al settimo termine, 6,50 euro. 27, e vinto di nuovo, rosso, anche dispari. Stavolta un bel bottino, 16,50 euro. Torniamo indietro di 2, quindi siamo al quinto termine, 2,50 euro. Man mano che esce la nostra colonna, ci sgonfiamo, mentre ci rigonfiamo gradualmente 29, quando non esce. Nero, perso, dispari. Quindi saliamo di 1, 4 euro per il sesto termine. 6, nero, vinto! Pari. Quindi hai ora vinto. Ci sgonfiamo ulteriormente e scendiamo al quarto termine, 1,50 euro. 23, perso, rosso, quindi saliamo di 1. 21. E vinto! Rosso, si dispari. Scende al terzo hai termine, vinto. 1 euro. 24. Vinto di nuovo! Nero, ci stiamo sgonfiando per bene, direi. Tornando indietro di 2, ora di fatto siamo di nuovo da capo, al primo termine della sequenza, i nostri 50 centesimi e si ricomincia. Ok, io mi fermo qua. Direi di aver fatto una buona cassa oggi. Da 188 euro a 231. Sono 43 euro di profitto in poco meno di 5 minuti. Quindi come vedete questo metodo sembra davvero essere molto interessante, capitalizzando su quanto la nostra colonna esca o meno. Ora però parliamo del rischio di questo metodo. La statistica dietro questo metodo è solida, perché in media, nel lungo termine, la nostra colonna deve uscire nella sua percentuale di probabilità. E quindi se è da un po' che non
non esce, il gioco deve controbilanciare. Tuttavia, questo funziona nel lungo termine. Cioè, non possiamo sapere esattamente in che lasso di tempo il gioco si bilancia. Potrebbe farlo in 3 giri, come in 13, 30 o addirittura 300. O anche 3000, potenzialmente. Cioè, alla fine dovrà eventualmente bilanciarsi, ma lo fa casualmente. Nessuno sa esattamente quando e come. Ora, a meno che non abbiate infiniti soldi da puntare e una roulette che vi permette infiniti soldi sulla puntata, prima o poi il rischio è che il gioco per bilanciarsi ci mette più tempo di quanto il giocatore si può permettere di stare dentro. E quindi in pratica si arriva ad oltre i termini che ci si può permettere con il saldo. E appunto, poiché invece di tornare dall'inizio ogni volta che si vince, si va indietro solo di 2. Questo significa potenzialmente sì, si può vincere di più, ma con un rischio aggiuntivo. Quindi, come al solito, se si gioca bisogna stare attenti e usare uno stop loss. Volendo, per cercare di mitigare i rischi, si possono anche fare 3 giri vuoti all'inizio della sequenza, sostanzialmente mettendo assieme il metodo di Fibonacci calibrato con quello inverso. Se vi interessa, posso fare un video a riguardo, fatemelo sapere nei commenti. Dunque, fatemi sapere cosa ne pensate di questa strategia nei commenti, cerco di rispondere a tutti. Ricordo che trovate in descrizione del video la lista di siti certificati e la sequenza di Fibonacci. Mi raccomando, è davvero importante giocare solo su siti certificati, perché sono sicuri, garantiti dallo Stato e non truccano le giocate. Sono in arrivo un sacco di nuovi video su Blackjack, Roulette, Aviator, Crazy Time e molti altri giochi, quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessun nuovo video. Come sempre, ci tengo a fare un disclaimer importante. Vi ricordo che questo è gioco d'azzardo, vietato ai minori e può causare dipendenza. Nessun metodo roulette o di qualunque gioco del casinò, per quanto possa dare probabilità di vincita nel breve termine, ha una percentuale di vincita del 100%. Quindi c'è sempre il rischio di perdere tutto il saldo, anche quello vinto prima. Il mio consiglio è quindi quello di depositare e giocare utilizzando una somma di denaro che ci si può permettere di perdere e darla già come persa dall'inizio. Poi se si vince è una piacevole sorpresa. Il gioco d'azzardo non è un lavoro, è un gioco ed un passatempo. Quindi mi raccomando, è una buona idea sempre considerarlo come tale e quando il divertimento finisce, meglio smettere. Sto preparando un sacco di nuovi video, dunque state pronti per tanti nuovi contenuti. A presto, dal vostro Federico.